Si chiama Cristi Pereira e adottò il cucciolo di cane nell'anno 2022, quando aveva solo 2 mesi. E pensate, questo cane si chiama Bo, erano diventati molto amici, o meglio inseparabili. È rimasto accanto a lei quando lavorava, dormiva nel lettuccio magico e la seguiva praticamente ovunque. Tuttavia, dopo 7 giorni, la padrona però, questa donna, si è accorta che qualcosa non andava e vedeva che le ha dato una brutta notizia. Si tratta infatti di un problema di natura neurologica. In pratica, per farvela breve, ha trovato quel cane, ossia il caro Bo, tra i cani che erano stati messi in adozione. La donna avrebbe dichiarato: si rifiutano di darmi indietro il mio amato Bo. I veterinari infatti hanno proposto dei test approfonditi da ben 112.000 dollari per confermare i problemi psicologici di Bo. Mi hanno fatto sapere che sarebbe stato meglio prendere in considerazione l'eutanasia, ossia la morte dolce, bene, che non porta alla sofferenza. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua. Un saluto caro a voi, al prossimo video, ciao a tutti.